Ragazze, ragazzi, ragazzi. Bentornate. Non mi vedete, ma io vedo molto bene voi. Mi siete mancati tantissimo. Mi mancava Kingdom Hearts e sono molto curioso di capire dove e come andremo. A emozionarci o meno all'interno di quello che è un capitolo di cui ho sentito parlare più di qualunque altro, più di qualunque altro. Ho sentito discutere più di Birth by Sleep che di Kingdom Hearts 3. Quindi, insomma, benvenuti a tutti, grazie di cuore. Però c'è un motivo anche per il quale non avete avuto la stupenda introduzione di Camilla e Marcello, MD e Milla Music, ufficialmente. Perché la prima live di un nuovo capitolo, quando non lo conosco affatto, a differenza per esempio di Kingdom Hearts 2, in cui utilizzai quell'introduzione, è sperimentale, è di pura scoperta, di comprensione di quello che ci aspetta, perché a livello totalmente sincero, io sono indeciso sul come e dove dovremo mettere certe grafiche, nel mentre in realtà ho fatto un pasticcio, lo avranno notato in pochi, ma ho sbagliato a spostare la grafica delle donazioni, è successo un casino. Ok, la teniamo così, meno bella, ma non voglio mettermi a smanettare ora. Non è morta la cam? La cam è spenta perché fa parte dell'esperimento, fa parte dello studio, fa parte di quello di cui ho bisogno di capire. Insieme a voi. Questo perché Matteo Pignoli, uno degli appassionati che ci segue sulla chat, un mio patron, e in realtà uno di coloro i quali sarà probabilmente, plausibilmente, un collaboratore ufficiale dell'Anima della Determinazione, a differenza di tutto il resto di quello che è stata questa serie insieme a voi, che è stato insomma supportata da MD per quanto concerne la grafica. Ha deciso spontaneamente di mettersi lui di nascosto praticamente a fare la, diciamo, cornice della cam di Birth by Sleep. Non sarà facile da utilizzare ed è sperimentale, perché ovviamente lui non è propriamente un grafico e non sappiamo bene come affrontare la dimensione di quello che è l'HUD di Birth by Sleep rispetto al suo design, che però è fantastico in linea con quello che è stato fino ad ora il nostro obiettivo. Sarà dolcissimo, ma. Partiamo dal presupposto che per ora non la posizioniamo granché. Sarà questa. Al quale interno sarò io. Tuttavia, è molto invasiva. Dobbiamo scoprire dove posizionarla e come. Se a destra, se a sinistra, specchiata, non specchiata. Vediamo un po'. È molto tozza, no? Tuttavia. Tuttavia. Benvenuti a tutti, bentornati a tantissimi di voi. E dovrò capire se metterla magari dove stanno adesso sopra o sotto la chat, in alto a sinistra. Lo scopriremo giocando. È ovvio che in basso a sinistra ci sono i comandi di gioco. Però io per ora, alla cieca, senza saperne scrivere né leggere quello che ci aspetta, no? Quello che ci sta per apparire dinanzi allo schermo. Deciderò di fare temporaneamente questo. La specchio, la metto qua sopra, la rimpicciolisco un po' e mi metto in alto. Io non ho idea se questa sarà una buona idea o meno, ma lo scopriremo insieme. Il problema è che sono molto piccino, cioè la grafica è talmente lunga che sono il grillo parlante così. Sono molto piccolo. Dovrete dirvi voi. Vedremo insieme se vi piace che io sia piccino. Però lo vediamo. Magari la metteremo un po' più a destra, potendola magari ingrandire un po'. Solo che è molto invasiva, non trovate? E poi mi ingrandisco anch'io un po'. Insomma, ragazzi, ci giochiamo in diretta, ma il contenuto è la cosa più importante, no? Devo. Eccoci qua. Così non sono neanche troppo piccolo. Tuttavia, prima di cominciare, io mi sono ripromesso una cosa, l'ho promessa a voi. Dannazione. Apriamo Kingdom Hearts 2 Final Mix.
dobbiamo vederci al teatro il finale segreto, sperando che ci sia questo teatro, perché mi pare che ci fosse, giusto? Allora, metto anche il simbolo, a questo punto metto anche qua in alto a destra chi si iscrive tutto, sarà un po' piccolo, troppo piccolo e illeggibile, allora lo metto un po' più grosso qua in basso, una cosa bella figa ordinata. Mi siete mancate. Cos'è quello? Ho la corona d'oro. Devo stare attento alle manine. Voi sapete che cosa sia? Qualcuno di voi sa cosa sia? Ah, non me lo dà perché devo battere il boss finale. Ho capito, ho capito. Devo rifinire il gioco. Secondo voi saltando i filmati quanto ci si mette? No, non importa, non lo facciamo. Abbiamo testato e... Allora ce lo vediamo la prossima volta. Ce lo facciamo la prossima volta. Ora io torno indietro, cominciamo Birth by Sleep e lo facciamo la prossima volta. Io non ho voluto aprire nulla proprio perché volevo essere con voi all'inizio di tutto. E... Eccoci qua. Non ho idea del perché il nostro OBS ha avuto encoding overload. Ma non voglio vederlo. Non voglio assolutamente vederlo su YouTube. La qualità è troppo bassa, lo voglio vedere in massima risoluzione. L'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto. Ok? Quindi, buttiamoci a giocare Birth by Sleep. Non c'è bisogno di essere antipatici, perché io so che sarei antipatico e lo sapete benissimo, mi conoscete, io lo rifinirei, ce lo rivedremmo, ne riparleremmo, no. Io ricordo il filmato, ricordo l'emozione che ho provato nel vedere quelle immagini, semplicemente erano meno alte di qualità rispetto a quello che io avrei voluto e che comunque ripeteremo. Ho preso la corona d'oro. E sapete benissimo che se anche in questi mesi sono stato molto occupato in altre cose, io ve l'ho detto, si platina tutto. È una sorta di investimento e sacrificio che faccio anche per voi, per comunicarvi l'impegno e la mia volontà di comprendere tutto ciò che è Kingdom Hearts. Sono estremamente emozionato. Lo sono ogni volta che comincio un nuovo capitolo. Questo non significa né che mi castrerò le emozioni facendo finta che tutto non mi tocchi minimamente in quanto critico e in quanto devo valutare il videogioco per quello che è. Assolutamente no. Sono in blind con voi e lo viviamo con tutto quello che è la mia più grande sincerità possibile. Ma allo stesso tempo, come sempre, io vi garantisco e vi prometto, a seconda di chi siete, che non spegnerò completamente ciò che sono. Non sacrificherò me stesso affinché voi possiate vedere un finto fan, ok? Ne riparleremo. Come sono stato fortemente deluso da alcune cose di Days, io qua incrocio le dita, pronto a entrare nell'ottica e nel linguaggio di Kingdom Hearts. Non bisogna fraintendere ciò che è Kingdom Hearts, i suoi obiettivi e il modo in cui interpreta l'amicizia e la comunica, che è molto semplice. Ma questo non vuol dire che non sia vero. È fatto col cuore. Let's go. Ok. Presumo? Li creerai tu? Perché me lo chiedi? Perché me lo chiede? Che domanda è? La camera è un po' piccola, ma vediamo, vediamo. Magari ne riparliamo. La metto un po' più in alto, te guarda.
Pronti a mutarlo per YouTube? È la prima volta che la vedo, eh? Non l'ho mai vista. A seconda di quello che sarà la facecam all'interno della serie, penso che ogni tanto cercherò di mettermi un po' più grande. Non proprio bellissimo, non posso mettermi a cambiare troppo le cose, però forse ingrandirmi un po' non sarà una cattiva idea, non trovate? Ecco, una cosa del genere. Ogni tanto mi metterò qui al centro, così possiamo parlare un momento. Preferite che lo faccia nella grafica precedente o vi garba? È un po' sporco, però siamo in diretta. Ditemi come preferite. Posso pensare a qualcosa di originale, magari mettere la grafica anche qui. Lo potrò fare, magari la prossima volta. Tuttavia, allora, l'introduzione comincia in maniera meravigliosa. Io mi sono subito fatto 1000 flash, mi avete insegnato che buona parte di questi flash non è necessario farseli perché sono soltanto tali. Nel senso che non necessariamente i richiami sono qualcosa di legato alla narrativa o a quello che è un vero e proprio loop degli spiriti e dei cuori del gioco, bensì è solo citazionismo nomuriano e giapponese, come fa Hideo Kojima per esempio. Qualcosa che si lega fortemente a quello che è la nostalgia, per esempio quella creatura che richiama lo schermo, come faceva Riku con Sora. Magari non è niente di che. Però sono cose che noto.
sono cose che noto moltissimo. E inizialmente ho ricevuto un sacco di informazioni molto misteriose, ma incredibilmente concrete. Ho ricevuto informazioni, ho ricevuto dei dati, dei rapporti, delle vicinanze, dei ruoli, delle opposizioni che mi hanno colpito, le ho viste, le ho percepite, le ho assimilate, ma non le ho comprese. E sta ricominciando, no? Sono estremamente curioso, ma se volete che io sia completamente onesto, c'è una cosa che mi fa impazzire. Devo sapere la vostra? Perché a un certo punto l'introduzione prende una direzione diversa da quella che vi ho appena introdotto e diventa roba da licenziamento stagiste. Sembra che qualcuno abbia aperto Premiere o il DaVinci o Vegas o qualunque software Avid e abbia giocato con i filtri di colore a caso con un RNG code, un codice algebrico a caso. Qui metto un po' grigio. Qui metà capelli blu, metà grigi. Che grafica fica. Nessuno capirà niente. Qui metto un po' di quello, un po' di quell'altro. Tutto mischiato. È brutto, 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 brutto. Cioè, non erano neanche dei filtri alla Sin City o alla Batman Shadow, in cui c'erano colori in bianco e nero e colori saturi. No, no, erano metà e metà, scontornati male, sfocati. Licenziatelo, perché se è arrivato a fare quello e l'ha fatto così male, non meritava quella poltrona. Non c'entra niente la PSP, quello è un video. Non è la potenza della PSP che genera una post-produzione indecente in un video. Però non lo so. Ok. No. Jojo utilizza il cambio dell'H away in maniera estremamente attenta e molto delineata dai bordi, dei colori, dei personaggi, degli ambienti, del cielo e del background. Questo era proprio brutto, brutto, brutto. Brutto, 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 fatto male. Tecnicità a parte. Torniamo alla cosa importante, bella. La cometa? Per quale motivo Roxas... È Roxas, vero? È Roxas. Cioè, Roxas, cioè, io penso di poter distinguere il tizio biondo dal nome Ventus giusto a Roxas. Cioè, mi sembrava Roxas. Vedrai, ok. Però, è una cometa. Le comete non erano una certa cosa. Per quale motivo inserire le comete con Riku, con Sora e Kairi, da bambini? Loro erano seduti nella stessa spiaggia, mi stanno venendo i brividi perché io sono abbastanza attento alle storie, lo sapete che mi piace porre attenzione. Sono nella spiaggia in cui probabilmente parlavano del ricordo che lui perde al castello dell'oblio. È quella notte. È quando si sono detti di volersi bene, giusto? Erano Sora e Riku. Ah, ok, ok. Stessa cosa. Anzi, è ancora più intimo così. Ok, allora no, allora ritiro tu. Ok, allora non era quella cosa, ok. Vabbè. Ok, va bene. Sono pronto. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Siamo qui in Birth by Sleep. Allora, Kairi forse non era ancora arrivata, può essere. Comunque, sono qui in Birth by Sleep, ragazzi. E... oh. Buzzman, per fortuna che ci sono i suoni e la grafica. Grazie del dono, è un investimento enorme, ti prometto che ne farò buon uso. Sono felice di darti soddisfazione che tu stessi aspettando questo momento. Non me l'aspettavo io invece il dono. Grazie. Grazie. Però, siamo qui, dopo aver giocato tutti gli altri. Questa è la cosa più importante. Nuova partita. Principiante. È estremamente difficile accedere al filmato segreto. È difficile accedere, è più facile accedere. È la modalità più alta con cui con chance più alte di accedere al filmato segreto. Qui noi abbiamo avuto sia Brian Farey che Matteo che T-Seeker che mi hanno dato delle ottime diciamo guide nei confronti di come giocare a Birth by Sleep. E ovviamente immagino che la chat sarà estremamente d'accordo.
il modo in cui affrontare l'opera per far sì che il mio completismo permetta, senza stupidaggini e senza rovinare l'esperienza della trama, è la modalità eroe. Difficile. Sapete che sono un hardcore gamer, sapete come si gioca con me, e mi piace giocare a difficoltà alte, ma, a quanto ho capito, critica e ottusa. Per delle meccaniche di gioco che non conosco, è esattamente quello da non fare, a differenza magari di Kingdom Hearts 2, che anch'esso però ha avuto dei problemi, nonostante mi siano piaciuti bene o male tutti. Però, ecco qua che giochiamo ad hard. In questo modo, io so che a difficoltà normale mi è stato detto dovrei uccidere 10.000 nemici per sbloccare il filmato segreto, e finendo tutte le trame praticamente se ne ottengono 3.000 circa. In modalità eroe, solo completismo, quindi... Si gioca ad hard, ragazzi. La K e la S sono lunghe perché è uno spin-off. Andiamo. Poi le grafiche magari miglioreranno, per ora ve l'ho detto, è un test. Fatemi sapere i volumi, li tengo abbastanza alti per ora. Adoro lo stile coerente con il resto. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Con Nomura che ha voluto fare un titolo con Bai perché è originale. È lo stesso, giusto? È lo stesso. Beh, che cavolo. Ok. Un titolo per PSP, ricordiamocelo, eh. Destiny Islands. Islands. Ah. This world is just too small. Beh, vista la velocità con cui tramonta il sole, è veramente piccolo. Ok. Grazie, buffo. Magari aumenterò un po' il volume. Oh. See an empty world like a prison. I imagine you will be right at home. Who's there? È bianco il terreno. Sono un cuore nuovo. But this is... Why are you in my heart? Was my light, but my heart is fractured, and now the little I have left is slipping away. Huh?
Però Sora aveva multipli di queste torri nel cuore suo. Aveva praticamente le principesse Disney. Right. Thanks. Open the door. Keyblade. A meteor shower. Non erano. Erano le Destiny Island. I can't see much from here. È bella la facecam specchiata rispetto a... È bellina la facecam specchiata. Unione D. Ok, ha il Keyblade che ha generato nel sonno. Birth by... Lì. Io non dico cosa penso per ora, ma quanto fluido il gameplay. Il salto un po' meno, molto classico. Cioè, il salto perde velocità orizzontale, il che mi fa scoppiare il cervello, ma correre è molto fluido. Aero colpo, aero, scontro. Oh.
I've got time to spare. Si allena. Quindi una volta che la barra è carica puoi scegliere se fare un'abilità o l'epilogo. E si carica solo se colpisci. L'abilità puoi farla sempre. Messing around here for? I'm gonna miss the meteor shower. Ok, abbiamo un protagonista non proprio svegliissimo. Vediamo un po'. In questi casi sto cercando di migliorare le dirette, ragazzi. Quando entrerò nei menu, preparatevi a delle chicche come questa. Almeno le prime volte. Per ora una delle cose più belle e soddisfacenti dell'intera saga è la varietà di gameplay di capitolo in capitolo. Premiabile, premiabile assolutamente, stimabile, rispettabile. Specialmente perché fino ad ora è sempre stata fatta bene. Nonostante tutto. Esistono vari tipi di comandi, come per esempio i comandi di battaglia o i comandi di azione. Premi quadrato per creare la scorciatoia. Il comando con la scorciatoia appare in giallo. Premi sinistra per richiamare, ok. I comandi accumulano punti comando, che fanno aumentare il livello del comando e ne potenziano l'effetto. I PC si ottengono sconfiggendo i nemici. I comandi che raggiungono il livello massimo appaiono accompagnati dall'icona di una corona. Non ce lo sta spiegando molto bene, eh? Quindi un'abilità massimizzata ti offre una skill extra. Non proprio, vediamo un po', perché lui mi ha detto proprio a livello di italiano, siccome scontro aereo è al massimo, scan viene auto attivato.
Cosa c'è di nuovo? Le abilità sono tecniche speciali attribuibili ai comandi. Associa le abilità ai comandi per ottenere effetti come scan o punti salute in più. Quando carichi un comando puoi assegnargli un'abilità usando la sintesi di alcuni oggetti. Quando carichi un comando. Che cosa vuol dire caricare un comando? Quando il livello di un comando a cui è assegnata un'abilità raggiunge il massimo, l'abilità si autoimposta, appunto. In questo caso non è necessario impostare un comando nella console per usufruire degli effetti dell'abilità collegata. Tuttavia, se non è così, bisogna impostare il comando nella console. Combinando due comandi potrei crearne uno. Caricare i comandi e fondere? Ci sono molte parole che mi vengono in mente che non sia caricare. I comandi possono essere combinati solo se hanno raggiunto un certo livello. Usando la sintesi di alcuni oggetti potrei attribuire delle abilità ai comandi. I comandi epilogo si potenziano se si verificano determinate condizioni. In base a queste è possibile sbloccare comandi epilogo diversi. Ok. Nello schermo dei comandi epilogo puoi attivare i comandi o rinominarli. Rinominarli? Lancia una veloce serie di attacchi. Ok. Keyblade, evoca vento. Ok. Gli stili, niente. Livello arena. Livello arena. Curioso. Livello 1, ok. Ventus. Sappiamo già il suo nome. Ok. 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 Wow. Che bella remaster. Why does it seem so familiar? Ah.
Give me a break, Aqua. Ven, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. Except you've always lived here with us. Yeah. I know. Strana la sua voce doppiaggio. Hey, Aqua. Hmm? You ever wonder what stars are? Where light comes from? Well, they say that every star up there is another world. Huh? Oh. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. Anche perché una stella cadente in quel caso è drammatica. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? È solo l'intro, giusto? Mille volte meglio i gelati. Mille volte meglio i gelati. C'è più amicizia e rapporto reale in Zombie Roxas al Day 2 di Days che questo. Ero pronto a tutto, ma questo dialogo è stato veramente brutto. Finto. Brutto. Oh yeah. Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. Oh. I made us good luck charms. Oh. Wow. Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charm shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells. But I did the best with what I had. Boy, sometimes you are such a girl. Hey. What do you mean sometimes? Ragazzi, migliora il doppiaggio, vero? A real good luck charm? Well, that's yet to be seen. Cioè, Ventus è l'unico. Really? Che succede? Perché sono così privi di vita? Sembra che stiano leggendo un copione male. Che succede? Come mai? È un gioco di Kingdom Hearts. È un franchise importante, già di successo. Cos'è successo ai doppiatori? Come mai? Io sono... Non ho sto orecchio delicato che si infastidisce, ma... Ventus, Aqua e Terra sono veramente brutti con la voce. You are such a girl. There is a tree that makes us friends and shells. Che è sta roba? Brutto, brutto, brutto. Ventus invece, yeah! Cioè, lui era molto più reale. Strano, ma magari soltanto l'introduzione, magari poi si ripigliano un po', ma non è successo in nessun Kingdom Hearts questo, eh? Nessuno. Cazzo, c'era Leonard Nimoy poco fa, e porca miseria, un treno. Non lo so, come mai? Portafortuna ricevuto da Aqua il giorno prima dell'esame per il simbolo della maestria. Trova via.
Tra l'altro erano all'interno del cuore di Ventus, quando è nato attraverso il sonno da cui si è risvegliato. Perché plausibilmente è un pupazzo anche lui, costruito da quell'entità, da quell'uomo. Usa il trovavia in battaglia per usufruire della forza dei tuoi alleati ed effettuare un'unione dimensionale. Nel corso dell'avventura conoscerai altri personaggi con cui effettuare un'unione dimensionale. Perfetto. Ok. Well, tomorrow's the exam. Anybody wanna spar? I can take you. Oh, sto giocando a Terra? Guardate che bello il suo avatar. Che fico. Questa è la barra dei PS. Oh, ok. Ok. Attenzione, abbiamo già le abilità base. Questo non è naturale. Non è molto comune in un Kingdom Hearts. Sono contento. Ui. Questa è la barra dei comandi, si riempie quando metti a segno un attacco e comincia a svuotarsi dopo qualche secondo se non colpisci niente. Quando la barra dei comandi è piena, puoi polverizzare gli avversari usando il potente comando epilogo. Oh, è lentissimo! Se usi i comandi triangolo invece degli attacchi normali per riempire la barra dei comandi, cambierai stile di combattimento. Lo stile rende gli attacchi normali che usi con X molto più potenti. Dipende dai comandi che usi per riempire la barra. Mano a mano che vai avanti nella storia sbloccherai altri comandi. Ci sono degli stili che si attivano in modo molto particolare. Prova tutte le combinazioni di comandi. Oh, fico. Well, that works fine if you're fighting one on one. But you need to know how to handle a crowd too. Usa il comando di tiro per colpire più nemici contemporaneamente. Ma dai! Richiedono focus. Questa barra si svuoterà ogni volta che userai i comandi di tiro. E come si riempie? Menando? Ok, let's wrap this up. Non riesco a vedere il cambio di stile. Gotcha.
comes with experience. Ho spammato X dopo i comandi, ma non ho visto particolare differenza. Ah, ma anche loro possono farlo. Tutti possono farlo, ok. Ok, quindi ci hanno parlato degli stili prima di poterli usare. Good tutorial choice. Ok. Trust me. You guys are ready. You're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself and you'll find it there. Nel corso dell'avventura crescerai, migliorerai e conoscerai varie persone, imparando anche a giocare con il tabellone di comando. È simile al gioco dell'oca, si gioca con i dadi e ti permette di ottimizzare i comandi. Vedo che lo apprezzate molto. Track of stuff that's happened. Grazie, Clexon. We're gonna head back. Yeah, me too. Together. Always. E lo dici guardando le stelle, non loro? Quindi siete stati promossi, siete stati mandati in missione. Ok, per ora è il miglior dialogo. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. La panoramica più lenta della storia. Oh. Ok, Topolino non era sveglio come lo è in Kingdom Hearts, giusto? In questo gioco puoi giocare con un personaggio alla volta, completando la sua storia fino alla fine. Ognuno di loro conoscerà luoghi e persone diverse e finendo tutte e tre le storie scoprirai i misteri più profondi di questa avventura. Terra è un ragazzo disciplinato e onesto. Vuole trovare la forza in sé. In battaglia ha una furia brutale. Ventus, ragazzo estroverso, impugna il Keyblade al rovescio.
Gli attacchi veloci sono il suo forte. Aqua, ragazza che sa distinguere il bene dal male. Loro no. Troppo stupidi. È intelligente, appunto. È intelligente e una maga molto dotata. Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin. Che bel Keyblade. Sì, ma dateci background sul perché l'arma qui è il Keyblade. Perché hanno... Take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Ben. Ho appreso Iter Fatale, aumentati i PS e PS massimi. Comunque, in teoria, il test è fallito, è nullo. Si è immischiato Ventus. Per cambiare lo stile, usa i comandi con triangolo e riempine la barra corrispondente. Ci sono diversi stili di comandi, lo stile si definisce in base ai comandi usati. Quindi, per ottenere uno stile, devo usare un comando, attaccare dopo averlo usato e non usarne un altro finché non carico la barra, e poi se ne uso un altro perdo lo stile. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Dello stesso tipo, posso usarne di più? Si crea una build, quindi. Provano provati tutti prima. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Uno vince e l'altro perde. Sono molto felice di quante cutscene ci siano. Molto bello vederli combattere e non combattere noi qui. Una volta tanto è più bello vedere.
Nani? Darkness. We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Bella l'espressione che Terra, cambia. You failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? Non lo sai? Quindi tutti hanno oscurità all'interno e usare il Keyblade ti... What do you make of Ventus? Te la spinge fuori? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Perché ha la stessa voce di Sora questo? Sorry. But I need some time alone. There's darkness within me. So what does that matter? I know I'm strong enough to hold it back. Yes. You are indeed strong. The darkness is nothing to fear. Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still... You'd never be a master in his eyes. But why? Help me understand, Master Xehanort. What is it that I failed to learn? You're fine as you are. Oh! This cannot be destroyed. It can only be channeled. Yes. Thank you, Master. Ma non è Eracus che fa le regole del... di cosa significa essere un maestro, no? Guardalo! Ma questo Eracus l'ha visto? Cioè, aspetta, non sanno com'è arrivato? Come sei arrivato qua, Master Xehanort? Un grifone, certo. Pegaso. What happened? I don't know. Why isn't Ven here? Very well, then. I will send my pupils to investigate. Yes, I understand. Farewell. That was my dear old friend Yen Sid. As you know, he is master no more, but he still keeps a close eye on the tides of light and darkness. His counsel serves as signposts. Yen Sid combatteva con il Keyblade? All the more reason then for concern, for he tells me the princesses of heart are in danger. Not only from the forces of darkness, as you may assume, but also from a new threat, one that feeds on negativity. Fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unversed. As wielders of the Keyblade, you are tasked with striking down any who would upset the balance of light and darkness. The Unversed are no exception. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort is gone? So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed and find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. The
darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go and fulfill your duty. Yes, Master. Terra, consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know, I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power, and obsession beckons the darkness. You must never forget. Thank you, Master. I swear, I will not fail you again. Vincerò a costo di usare l'oscurità! Terra! It's okay. Oh, 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 eh, no, oh, ah, ma guarda un po'. Ok, quindi Ventus fallirà. Fallirà. Fallirà al punto che la sua stessa armatura manterrà quella necessità di incontrare Xehanort, o in qualche modo lo avrà già incontrato e sarà successo il delirio. La sua stessa energia lingera ancora nella... ok. Terra. Sì, ho detto... Sì, no, scusate. Intendevo Terra, parlavo di lui. Parlavo di lui, scusatemi. Ok. Una cosa che io mi chiedo è... probabilmente non devo chiedermela perché fa parte di una sorta di... Dimenticatene, spettatore, non preoccuparti. Semplicemente fai finta che i mondi Disney siano soltanto un contorno, per quanto importante. Però il fatto è che comunque... una cosa è parlare di Hollow Bastion, che sono i personaggi dei Final Fantasy uniti all'interno di un universo unico che diventa un mondo nel cielo, in questo spazio, in queste stelle. Ma questo posto, il regno ove esistono i maestri del Keyblade, i quali conoscono l'esistenza degli altri mondi. Cioè, allora, praticamente, questo è o un mondo come tutti gli altri, però più consapevole, oppure è un regno. C'era la differenza fra mondo e regno, presumo, di ricordo, giusto? Era così, però allo stesso tempo mi incuriosisce, perché in realtà Ansem era un nessuno. Ansem era nessuno. Ansem era un personaggio di Hollow Bastion, vale a dire Radiant Garden, il quale... era di Radiant Garden, giusto? Non del mondo Disney, del castello Disney. Era di Radiant Garden, Ansem. Sì. E, era un nessuno minuscolo. Era qualcuno di non importante, che non sapeva... Mentre questi maestri hanno tutte le informazioni, Ansem era un coglionazzo qualunque, che a un certo punto ha visto qualcosa... Ha scoperto qualcos'altro e si è infilato in questa incasinatissima
trappola di ricerca e vortice di avida scoperta. Questi no, questi hanno una consapevolezza molto più completa. Yen Sid era uno di loro, per questo poteva parlare in quel modo a Sora, per questo poteva parlare di nessuno, per questo aveva così tanto sapere, non perché faceva parte del mondo Disney, del quale neanche Topolino è a conoscenza, appunto, come universo conoscitivo. Cioè, Topolino non è assolutamente un personaggio onnisciente o il quale ha delle informazioni extra. È probabile che gli siano arrivate dopo da Yen Sid, il quale era un ex maestro che arrivava da questo mondo ove le cose sono molto più consapevoli. Figo. Figo, questo è il tipo di ragnatela che si stringe all'epicentro, che mi piace molto e ha senso. Bisogna capire bene come... Ok, ok. Mi conoscete. Ok. Let's go. Mi piace. Ok. Esatto, è un... Allora, durante un'unione dimensionale puoi usare i comandi dell'altro personaggio. Così, per semplificare le cose. In unione dimensionale consumi energia della barra unione D. Quando la barra è vuota, si interrompe. Attivando un'unione ripristini i punti svita. Ok. Puoi recuperare l'energia della barra raccogliendo premi. Ok. Se sconfiggi dei nemici in unione dimensionale otterrai delle icone a forma di fiore. Accumulale per rafforzare l'unione con un compagno. Farming. Come le fusioni. Ok. Del 2. Ok. Va bene. Ah, ma dai! Ora puoi giocare con il tabellone di comando. La terra di partenza. Che figata! Non pensavo che ci fosse una mappa aperta. Pensavo che fosse un corridoio. Oh, che figo! Io non... Raga. Ve la faccio semplice. Birth by Sleep... è zero! Io sono a zero con Birth by Sleep. Non ne so niente! Ma proprio niente! Non so... Birth by Sleep, non so la trama, non so i mondi, non so i boss, non so il cattivo, non so il boss finale, non so niente, 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 niente. Che figata, Menù. Sì, certo che però... user friendliness, santo cielo. Cioè... quanto te la mettono complicata? Quanto te la mettono complicata? È tutto così poco intuitivo. Rivale è al tempo stesso amico di Ventus e Aqua con cui suole allenarsi. Terra è consapevole dell'oscurità che risiede nel suo cuore, ma si rifiuta di accettarla. Quando il maestro Xehanort gli spiega che può riuscire a controllarla, rimane stupito. Uno degli allievi del maestro Heracus. Il fatto che io stia leggendo il diario del grillo è perché, a differenza di Kingdom Hearts 1 e 2, eccetera, comunque, qua sono talmente alla cieca che mi interessa. Terra e Aqua sono molto protettivi nei confronti del giovane Ventus. L'unica dei tre allievi del maestro Heracus ad aver ottenuto il simbolo della maestria e a diventare maestra di Keyblade. Rivale è al tempo stesso amica di Terra e Ventus con cui suole allenarsi. Heracus, il maestro del Keyblade di Terra, Aqua e Ventus, come tutti i maestri di Keyblade, rifiuta assolutamente l'oscurità ed è profondamente convinto che debba essere eliminata. Ha un aspetto severo, ma in realtà è molto premuroso con i propri allievi. Vecchio amico del maestro Heracus. Ha a che fare con il ragazzo in maschera. Chissà cosa complottano. Diversamente dal maestro Heracus, che rifiuta l'oscurità in toto, il maestro Xehanort è convinto che essa possa essere controllata.
È super Star Wars, assolutamente sì. Come per esempio scontro aereo. Ti odio. Che artista Nomura comunque. Accidenti, che mano che ha. Poiché il livello di scontro... Sì, grazie. Scuoti terra. Poco potente, ma dall'ampio raggio di attacco. Beh, se non lo trasformi in gigante, sì. Pulsonico. Ok. Che... Si può gentilmente rimuovere. Visto che stiamo provando qualcosa di nuovo, io vorrei... Ok. La Macaos cosa fa? Esegue un attacco in salto e provoca stato stordimento. Lo stordimento sembra una cosa abbastanza importante, eh? Infligge. Si lancia più volte contro il nemico avvolto nell'ombra. Non è la strada giusta, ragazzo. Non è un buon modo per non affrontare l'oscurità. Ok. Oh santo cielo, è Kingdom Hearts Party. Tira i dadi, procedi sul tabellone di comando e accumula molti punti tabellone. Vinci la partita se accumuli una certa quantità di punti tabellone. Per iniziare a giocare seleziona una nuova partita, poi il tabellone di gioco e infine PT da ottenere. Se vuoi saperne di più seleziona informazioni. Oh mio Dio! Prossima volta, mi piace vedere mondi che non riconosco immediatamente. Il dominio incantato. I portali proibiti sono di luce. Monsters. The ones the master mentioned. These are the unversed. Dobbiamo parlarne, di loro. Dobbiamo parlarne di loro.
Non vedo apparire nessuna barra di mossa. Ah, ok, ora sono in iperfatale. Bello! Bellissimo combattere. Quindi caricare la barra dopo aver utilizzato una certa mossa ti porta nello stile. Sono bellissime. Il frame rate non conta nulla. Santo cielo, talmente bello a 60. Ma è il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie? Della Bella Addormentata nel Bosco? È la Bella Addormentata nel Bosco? Infatti. Carino. Oh no! Figura palloncino. È per il tabellone? Blizzard. Quindi non esistono gli MP. Non male. E il focus si ricarica? No. Ok. Ah no, è altro collezionismo. Oh. Ok. Ma sono bellissimi sti cosini. No, poverino, ma spietato. Diretto, eh? This? Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent, as all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Now why would I give a thought to creatures so base, so inconsequential? Well, they are base, that's for sure. Anyway,
I'm looking for someone. Ever heard of a man named Xehanort? That name is not familiar to me. Is he an outsider like yourself? Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There, the entrance is past the bridge. Thanks. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Insospettabile. Ok, Terra si fida di tutti, anche dei Sith, appunto. Tra l'altro è apparsa Lady Fenrir in chat. In realtà sono molto colpito fino ad ora dalla production value. Cioè, c'è qualche limite di conta poligonale perché chiaramente è un gioco PSP, ma le cutscene e tutto quello che gira intorno alle ambientazioni e al gameplay è di altissimo livello. Molto figo. Che belli che sono sti cosi. No, devo capire come gestire bene però gli stili, cioè è solo spam? Minchia! Che picchi, che botta! Lama Chaos di livello 2. La lama Chaos di livello 2 è perché l'ho utilizzata? È perché l'ho usata o no? Sì, ok. Ok. Ah, è vero, il livello del personaggio è un altro. Poi ho fatto il livello 2. Ma respawnano questi bimbi qua? Perché sto facendo un sacco di punti esperienza. Che impressione. E il fiore? Il fiore! Non ho ottenuto fiore. Ah, il fiore è RNG. Ah, non posso farlo adesso? No. Ok. È un drop casuale, ok. Pensavo che fosse tipo punti esperienza, ma quando uccidi in forma. Mi piace proprio l'RNG, eh? Kingdom Hearts. Ok, l'unione si ricarica in fretta, però. Quindi io posso curarmi utilizzando la fusione, il che è molto interessante. No, niente. Bello, ok, fruttano. Eccolo. Haste. Aspetta un secondo. Basta un fiore per fare un livello? Ha ottenuto Haste? Ah, ma quindi è un secondo, quindi. Ah, ok, figo. Interessante, colleziona le figurine corona in giro per il mondo. Poi attaccale nell'album per accumulare dei punti.
con i quali potrei ricevere degli oggetti. Ho capito. E non posso vedere cosa fa East, no, eh? Ok. Due fiori per unione, ok. Carino. Santo cielo, cosa non è il frame rate? Gravità zero? È un'abilità nello scrigno. Non posso avere scan. Non posso avere scan. In teoria non posso avere scan anche senza aver equipaggiato. È passiva, no? Ma è rimasta quindi. E dove si vede? Ah, ok. Mamma mia, comunque è veramente scomodo, eh. Veramente scomodo, cazzarola. Ok. Gioco! Ma perché non... Ma perché lo fai despawnare così in fretta? Ma cos'hanno nella testa? Ma perché farlo despawnare così in fretta? Ce l'ha la RAM, la PSP, ce l'ha la RAM. Ah, non sono più in Ventus? Santo cielo. Che bestia. Che criminale. Ridammi il mio fiore, me lo merito. Mamma mia, quanto siamo forti, oh. Alla faccia dell'inizio del gioco, comunque. Ma questo è l'inizio del gioco. Oh. Dammelo! Ok. Non dovevo avere i poteri di acqua? Ha solo i poteri di acqua, beh. Sono fortissimo. Quindi cambiano le abilità, ok. Magnetera, fico.
Spawnate, mostri, spawnate! Ma quanti nemici? Sì, ma... siamo nella prima mappa e sto giocando come nell'endgame di Kingdom Hearts 1, praticamente. Anzi, di più. Ma che è? Poi livella tutto in frettissima! Spawnate, miei piccoli, spawnate! Spawnate, presto! Mi manca un fiore, mi manca solo un fiore! Niente? Ok. Ok. Però perché non posso fare il dash in aria? Perché non posso... Oh. Telecamera, smettila. Ce la faccio, ce la faccio. Ah! Ah! Ecco qua. Ragazzi, ma come dai? State giocando con Mike. Oh, yeah. Glide non servirà mai a nessuno. Ah, ok, ma è... devi starci vicino. Vabbè, epilogo non polverizza nulla comunque, eh. This feels so familiar. Her heart is filled with light. Not the slightest touch of darkness. Just the kind of heart I need. For what? Imagine with me the most glorious of futures. Seven of the purest hearts, each overflowing with light. When brought together, they grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold. The Keyblade, is it called? Where did you learn that name? That trinket is the only way to obtain the hearts. No more games! Where is Master Xehanort? Impudence will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. I don't know what you're talking about. Perhaps not yet. But I have power.
power over sleep. And I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. È quello che ha fatto anche con Riku. Remember, the darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart. Ok. Non proprio come con Riku, evidentemente. Ok, da quando in qua possono fare questo i Keyblade? Here it is. Just what I've waited for. To think that all he spoke of was and will be true. What? How did I... What did I do? What did you do? You speak as if I pulled some invisible strings. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this? Then! Yes. Now, you want to know where Xehanort went. Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect 6 more hearts of pure light. Then we will rule all the world together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. For a peacekeeper, you're off to an exceptionally poor start. Esatto. Remember this. The darkness in your heart cannot be held back by force or strength. Now, my work here is done, as is yours. Wasn't there someone you needed to chase? Wait! Ottimo modo di fare coercizione. They're gonna bring down the castle. I have to do something. Sì, ma non con questo doppiaggio patetico. Dio, ma che è successo? Quindi, in altre parole, il Keyblade artificiale di Kingdom Hearts 1 non era speciale in nessun modo? Cioè, non era un Keyblade fatto per liberare i cuori. Era un Keyblade e basta. Perché io ricordo che discutevamo del fatto che era un Keyblade speciale. Cioè, per quale motivo Sora non ha utilizzato il suo Keyblade per uccidersi? Perché ha usato quello che toglieva i cuori? Perché se qualunque Keyblade può liberare i cuori, allora... ok? Va bene? Ok... Perché avete discusso del fatto che era un Keyblade artificiale fin dall'inizio, no? Vediamo. Ok. Va bene. Sono ancora confuso su quel Keyblade nero e rosso, eh? Sono ancora un po'... Ehi! Ma questi sono gli esseri più potenti del mondo. Una mappa. Che figo! Il ponte!
Addirittura? Compriamo abilità così da poterle poi fondere? Anche gravità zero questa fusa? Cosa? Non posso vedere il risultato? È caso. Non credo che mi metterò a fondere a caso. Però a questo punto mi chiedo se vale la pena mettere ed equipaggiare abilità di basso livello per potenziarle piuttosto che tenere quelle di livello massimo. Mi serviranno anche le ricette, però potevo fondere anche senza, no? Quindi io dovrei prendermi, per esempio, l'abilità 1 e fondarla con l'abilità 2. Rimassimizzare l'abilità 1 e fondarla con l'abilità 3. Rimassimizzare l'abilità 1 e fondarla con l'abilità 4. E yada yada yada. Oh. Sì, non ho... Per casuale intendo dire che non puoi sapere qual è il risultato. È misterioso, no? Che è quello che fondi poi a caso. Però, ok, è lunga. È lunga. Vediamo un po'. Scontro aereo e furia. Aerocolpo. Ok. Scontro aereo. E furia. Va bene. Quindi ora mi rimetto scontro aereo e basta. Vedremo poi. Ok. Finché non ho un livello massimo non lo rimuoverò mai. Figuriamo col fiero. Ricetta che ha a che fare con i comandi di attacco. Ti rivela il risultato quando carichi un comando di quel tipo. Ah, carino, ok. Ok. Ho lama causa al massimo. Vediamo. Pensavo di non averne. Ah, è vero, è al massimo. È vero, touché. È vero. Ok. Assimila, fico. Ok. Ok, ok, ha senso. Ha senso. Malefica! Fico! Fichissimo! Si
Si vede che Terra vuole resistere all'oscurità comunque. È evidente. Vedete? Vedete? Resiste all'oscurità. Si controlla. Chiaro. No, non contro di lui. Quanti nemici comunque. Cioè ti tirano addosso scontri su scontri. Che è piacevole. No, non lui. Ah, è morto. Dammi il fiore. Completamente rotte queste cose. E dire che stiamo anche giocando hard, eh? Dammi l'ultimo fiore. Scontro era. Ok. Wow. Che succede? Sconfiggi il Nations? Così, senza... senza introduzione. Senza vaselina. Va bene. Che fichi che sono. Rompe il culo questo. Il turbo spacca. E gli oggetti? Mica ci ho fatto caso agli oggetti. Non posso schivare in aria, è fastidiosissimo. Ah, non le ho proprio mai... gli oggetti non si auto-equipaggiano. Estremamente poco user-friendly sto Kingdom Hearts. Cioè, se cominci a giocare Kingdom Hearts da questo, pensa a un giocatore che dice, ah, ma quindi devo... Qual è la differenza fra riprova e continua? Qual è la differenza fra... Quindi riprova, ti rimette al boss. Ah, ma no, era meglio fare riprova. Ho perso tutti i nemici. Ho perso anche il fiore. No, perché mi avete detto di fare continua? Fiorellino, dai. Oh.
Dai, voglio recuperare quello che ho perso. Mannaggia. Mi sa che non lo... Mi sa che non la otterremo. Secondo me c'è un metodo in realtà. Se il nemico respawna, possiamo fare... Che belli sti attacchi. Niente. Io posso fare... Posso fare il furbettino. Cioè c'è il mega farming mode. Sì, ma non la... Ah, ma la posizione si resetta. Ether. Mamma mia, quanto danno i cristalli azzurri. Devo recuperare il mio cuore, il mio fiore. Mi sembra che la percentuale di drop sia alta. Esatto. Ok, ritorna. Perfetto. Aia. Ah, non posso interrompere gli attacchi con un salto. Cristallo vigore. Allora, visto che abbiamo acqua che aveva energia, me lo ricordo, non penso che equipaggerò pozione. Penso che mi fonderò con acqua per rompere il boss. Le pozioni non possono livellare, giusto? Se gli oggetti non possono... Se gli oggetti non possono livellare, li equipaggerò molto raramente. Non sprecherò punti esperienza. Aia. Ma guarda quanti drop, è incredibile. Che treno. Che treno. Console. Carica comando. Carica comando. No, equipaggia comando. Gravità 0 è a 3. Quindi ora mi rimetto furia. Ok. Let's go. Ok, I tried. Sa che non serve. Ma acqua. Ok, forse sì. Il nuovo inverser. Ah, ma il range è bassissimo. Diamant polvere, Shiva.
Ora hai più comandi nella console. Figata. È stato Thunder e Azona. It was because I was weak. Sì. I'm sorry. I'll get your light back. Sì, ma once I learn to stand up against the darkness. Che voglia di vivere, Terra. Why would Master Xehanort imprison the light? The purest hearts of light. Grazie, and ragazzi. Sì, è per quello che l'ho fatto alla fine, Cod. Seven pure hearts, each completely void of darkness. Such a search may take some time. Ok. Astrofatato. Kibli dà del potere magico e di attacco bilanciati. Non me ne frega niente. Per come si gioca in Birth by Sleep non me ne frega niente. Non è vero, per ora, perché non ho ancora equipaggiato cose magiche. E quei cristalli? Biancaneve? È la miniera dei nani? È Biancaneve! Figata. Beh, mi sembra bellissimo Birth by Sleep per ora. Sono sconvolto dal doppiaggio di Acqua e Terra. Completamente inaspettato. Ma mi sembra un titolo fantastico. Per ora l'inizio, le cutscene, gli eventi, tutto quello che viene presentato, il come. Altissimo livello, bello. Allora, che cosa succede adesso con Kingdom Hearts? Noi avremo ovviamente tantissimo ritmo con Birth by Sleep, ma non subito. Perché domani alle 16.30 partirà All Gen. E non potremo avere Birth by Sleep. Sarò con i ragazzi. E dopo domani c'è Crisis Core, che comunque è lo specchio Final Fantasy VII di Birth by Sleep. Quindi si torna giovedì. E allora, Birth by Sleep parte un po' lento, però poi tornerà a vero ritmo, perché adesso abbiamo domani All Gen, mercoledì Crisis Core, giovedì Birth by Sleep, venerdì DLC di Neo 2, sabato Talk Show, finalmente, e poi domenica Death Stranding. Poi avremo lunedì, martedì e giovedì, che riescono ad avere 2 ore alla volta un po' di roba. Giovedì ci sarà anche lo State of Play, e lo seguirò assolutamente. Assolutamente. Quindi grazie a tutti, e Benoit Pesh, Goner, Roby Quagliana, Giuseppe Cottero, Soldas Gaming Room, Sonjo Derue, grazie, che hai donato anche a Kervari, il Karma, Saini Miria, Xariot, Frankfurt, Anonymous Cheater, grazie. E Montas, benvenuti insieme a Glattoniak, Antbury, Lorenzo, Sir Nico, Babbo Michele. Grazie di cuore e grazie assai a tutti. A presto, alla prossima. Buona serata. Bellissimo. Ho detto Play of State e vabbè. È andata. Si capisce che era il momento di fermarsi. A presto, ragazzi. Grazie di essere stati con me. Non vedevo l'ora.